Buongiorno e bentornati. Questa mattina ci svegliamo a Tahiti, ultima tappa del nostro giro in Polinesia. Siamo a Punaouia, non so come si pronuncia, credo così, che è una piccola zona vicino all'aeroporto di Tahiti. E questo è il nostro alloggio. Adesso vorrei farvi vedere la meraviglia di quella che è la, come dire, proprio la struttura di cui ovviamente vivono i proprietari. Che vi faccio vedere qua, ed è questo meraviglioso posto, guardate, con questa stupenda piscina vetrata, con questa dépendance fiorita meravigliosa, in cui loro vivono ovviamente pochi soldi, e questo è il posto dove abitano loro, tipo casa, non so neanche, Miami, cioè una cosa di una bellezza, dentro si intravedono quadri, tutta vetrata, una cosa stupenda. Questa è la piscina di cui ne possiamo usufruire, questa è la terrazza panoramica con tutti i lettini. Dopodiché vedete questo bellissimo giardino pieno di piante tropicali. Si scende questa piccola scaletta in mezzo alle fronde e si arriva a quello che è la dépendance, che è il piano sotto. Dépendance che è qui tutta in legno, molto bella. Tutto quanto qua. Eccoci qui. Questa è l'ingresso della stanza. Con questa è la stanza che adesso ovviamente è già totalmente sotto sopra perché siamo arrivati ieri sera tardino. La cosa meravigliosa della stanza è che si esce e c'è la cucina qui all'aperto con questa terrazza bellissima che dà su questo panorama, quindi sull'oceano, con di fronte vedete il profilo di Morea, che è il posto dove andiamo a fare un giro oggi. Questo alloggio, tra l'altro, onestamente non troppo costoso, mi sembra circa 160 euro a notte, che onestamente rispetto ai prezzi degli atolli, in cui abbiamo speso per un bungalow inutile, col niente, senza col bagno in comune, la stessa cifra, cioè non so se ci rendiamo conto della bellezza del posto che abbiamo qua. Quindi proprio i prezzi sugli atolli sono totalmente diversi rispetto a quelli delle isole principali, che invece sono, insomma, ragionevoli per sistemazioni veramente belle, tipo quella di Raiatea è questa, più o meno la cifra comparabile, quindi circa questi 160 euro, 170 euro a notte, però onestamente, cioè, guardate che razza di posto, cioè è una cosa spettacolare. E per raggiungere Morea si prende un traghetto, non è costosissimo, si può prendere tranquillamente con l'auto prenotandolo. Appunto, l'isola dista circa una mezz'ora di navigazione, quindi è possibile, diciamo così, arrivare a Morea molto facilmente da Tahiti, che è quello che abbiamo fatto per fare una gita in giornata. Appena arrivati a Morea, questo è il primo punto panoramico che si può osservare, effettivamente non è male. Questo qui sotto dovrebbe essere uno dei resort della Kiaora, che è una catena che c'è in giro per queste isole. Insomma, diciamo che non hanno un postaccio brutto questi qua, ovviamente la spiaggia sarà privata. Comunque questo qui è il belvedere di Toatea e quindi da qui si può godere di questo panorama veramente bellissimo. Con la macchina l'isola si gira molto facilmente, nel senso che è veramente piccolina da circumnavigare, da girare per intero. E, è piena di scorci bellissimi, seppure è assolutamente difficile trovare qualche angolo che sia di spiaggia balneabile, perché purtroppo la gran parte delle spiagge è privatizzata dai resort di lusso, quindi è effettivamente molto complicato trovare una spiaggia. Questa che vedete è quella in cui siamo riusciti ad andare nella nostra giornata a Morea. Ed eccoci arrivati alla spiaggia di Tahamanu, tipo una cosa del genere, qua a Morea, che non è la nostra meta di oggi perché volevamo andare in un'altra spiaggia, che però nel mentre è stata resa privata dall'albergo che ci sta sopra. Quindi praticamente questa è l'ennesima conferma del fatto che la Polinesia, come dire, fai da te, è un po' difficile, perché a tutti gli effetti le spiagge pubbliche sono molto poche, quindi o tu passi dal resort e quindi hai la tua spiaggia come ospite del resort, oppure devi passare da un ristorante. In questo caso, nonostante noi avessimo fatto finta di voler andare al ristorante, ci hanno detto che il bar era chiuso, quindi non si poteva, e quindi abbiamo dovuto ripiegare sulla spiaggia pubblica. Quindi in pratica tu sei un'isola enorme e se vuoi accedere a una spiaggia degna di tale nome, tipo questa, quindi che ha effettivamente un po' di spazio, un po' di sabbia eccetera, e non è semplicemente l'acqua attaccata alla strada come avete visto nei video, a tutti gli effetti non lo puoi fare.
Per cui, ecco, questo è il problema della Polinesia fai da te, che è molto complicata da fare a tutti gli effetti, quindi o escursioni o resort, insomma, la rendono un po' difficile. Però, come vedete, alla fine della fiera non ci è andata male. Dario voleva mettere una bomba, ma visto che aveva poco tempo non era proprio il caso, quindi l'ho trascinato via prima che mettesse una bomba e uccidesse tutti, e adesso ci facciamo un po' di mare qua. Ci siamo fatti il nostro pranzetto qua, questo coso bianco. In piedi a mollo, il nostro pranzetto takeaway. Allora, adesso siamo al liceo dell'agricoltura. Speriamo di fare una visita guidata. Non è detto che ci riusciremo. Però intanto abbiamo preso un gelato. C'è un pollo che canta, più di uno. Ci fanno anche le bolle. Un gelato a cocco, banana e tiare. Buono. Buono. Costato 6 euro, sì, meno di 6 euro, un po' meno di 6 euro, però è grande, o per levante. Quello al tiare è buonissimo, prima di mangiare un fiore. Ok, questa è la piantagione, teoricamente. La cosa veramente bella è che c'è questo panorama incredibile intorno, che effettivamente, quando ti dicono che sembra di essere in Jurassic Park, che cosa gli vuoi dire? È vero, guardate le montagne, che meraviglia. Cosa stupenda. Teoricamente qua c'è, cioè lì davanti, quella che credo che sia una coltivazione di ananas, che dovrebbe essere la come dire, principale caratteristica dell'isola di Morea, che dovrebbe essere un esportatore, anzi già questa è la pianta da, sono piante di ananas, credo. E Morea è uno degli, credo, uno dei principali, cioè la cosa principale che fanno è proprio la coltivazione degli ananas. Per cui niente, questo giro in questa piantagione si può fare, ogni tanto loro fanno anche le visite guidate. Ovviamente noi non c'è scritto da nessuna parte gli orari, quindi siamo venuti a caso e quindi ci stiamo facendo il giro per conto nostro. Però insomma, sicuramente lo scenario è bellissimo, guardate anche gli alberi in lontananza, sono proprio alberi da foresta tropicale, per cui veramente un panorama molto bello, molto bello. Questa terra rossa, queste... questo verde è veramente rigoglioso. E niente, in tutto questo abbiamo trovato anche, senza saperlo, per caso, un albero di avocado, due alberi di avocado. Non so se li vedete, ce ne sono un miliardo, non sapevo che fosse fatto così. E Dario a sassate sta tirando giù degli avocadi, ovviamente non si può. Basta amore, ne abbiamo presi due, basta! Ne abbiamo due, basta! Ho capito, ma ne è speso uno che è duro arrabbiato. Magari non è vero, magari non è come a casa nostra. Ha detto che ti fotti, gli avvocati stanno lì. Che cazzo fai? Amore? Beh, comunque, questo è un avocado. Niente, sta continuando a tentare, adesso verranno, qualcuno ci sgamerà, ci cacceranno con l'ignominia dalla piantagione. Olè, ne ha preso un'altra, che è duro arrabbiato uguale. Cioè, se stanno sulla pianta è perché sono duri arrabbiati. Adesso abbiamo ben tre avocati duri, utilissimi. Sei proud? Sei proud di aver fatto una cosa illegale? Basta, 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 non sappiamo dove metterli, amore. Basta. Basta, vieni, cammina. Basta. Abbiamo tre avocadi, vi sapremo dire. Faranno cagare. Sei sicuro? Magari invece sono buoni rispetto a te. Dopo la visita alla piantagione di ananas abbiamo ripreso la macchina. Vedete comunque questi paesaggi sempre belli, cioè anche girare in macchina è veramente una cosa molto carina. E siamo risaliti sopra il nostro traghetto che con il tramonto ci ha riportato a Tahiti. E avevamo ancora una giornata a disposizione che avremmo passato invece a Tahiti girandola il più possibile. E come vedete dalla nostra terrazza ci siamo goduti l'ennesimo bellissimo tramonto, insomma, fino mangiando la nostra cena in casa fino alla giornata successiva in cui avremo appunto gironzolato un po' per l'isola di Tahiti. Buongiorno, oggi siamo all'ultimo giorno in Polinesia e stiamo andando verso il mercatino centrale di Papete. Parcheggiare è stata un'impresa titanica, però almeno ci facciamo un giretto qua in città, almeno la vediamo. È tutto pieno di polli, cioè praticamente tu potresti prenderti la cena qui diretta, pollo, e poi portartela. Tutto pieno di polli. E questo è insomma un pezzettino di Papete in qualche boulangerie.
una delle cose molto buone, perché ovviamente essendo di matrice francese, anche i dolci sono di matrice francese, quindi a tutti gli effetti non sono affatto male i dolci, bisogna dire la verità. È un po' alla Cédric Grolet, un po' tipo dolce, guardate qua, Facciamoci un'esperienza. La prima meta di oggi, che è il mercato centrale di Tahiti. Guardate che bellino, con tutti i fiori tropicali meravigliosi. Musica polinesiana in sottofondo. Un po' di abbigliamento tipico polinesiano qua e là. Costosissimo, ovviamente. Vendita di perle come se piovesse. 5.000 franchi, quindi questo braccialetto costa tipo 450 euro. Un bracciale del genere. Le perle, quelle meno come dire, perfette, costano meno. Del mercato c'è la zona frutta e verdura, anche perché nei supermercati sono maturi, perché il problema è questo, che nei supermercati la frutta e la verdura è tutta acerba, non so per quale motivo. Quindi noi abbiamo preso un mango acerbo, un ananas mediamente acerbo, e quindi ovviamente insomma volevamo mangiarceli buoni, ma era impossibile. Invece qua probabilmente al mercato ci sono chiaramente frutti fatti di, come dire, al punto giusto di maturazione per essere mangiati, e sinceramente una papaya decente, un mango decente e qualche frutto della passione decente ce lo saremmo anche voluto mangiare prima di andare via da qua. Guarda amore, lì ci sono manghi, amore. Ah, poi importante, ci sono i banchetti del pesce, e vedete che ci sono questi filetti di tonno spaventoso che costa una niente, ovviamente. Costa un niente, e cioè considerate che 4 etti di tonno ieri al supermercato, appena pescato, vedete? Queste cose, 500 franchi, che vuol dire che sono circa 4 euro qualcosa. Questi filetti enormi di tonno, 1000 franchi, che sono 8 euro. Cioè, saranno mezzo chilo di tonno come minimo, per cui insomma, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda il pesce. La prima tappa della giornata era una delle tante cascate. Questo spot, diciamo, turistico in cui ci stiamo recando si chiamano Le Tre Cascate. Strada bellissima per arrivarci, vedete, con questa foresta fitta intorno e con una bellissima foresta di bambù all'ingresso, che ci ha un po' ripagato della foresta di bambù che non avevamo potuto vedere l'anno scorso in Giappone causa tifone, e quindi insomma l'inizio dell'escursione è stato molto carino. E ora? Benvenuti a Jurassic Park. Beh, ci sta bene, no? Guarda le montagne. Allora, teoricamente stiamo andando a fare un mini percorso che dovrebbe portare a Tre Cascate. A Tahiti è molto pieno di cascate. In alcune si può anche fare il bagno, non abbiamo capito bene di queste se si possa oppure no, adesso andiamo a vedere. Dovrebbe essere una breve escursione che lungo il percorso, lungo il tragitto, appunto tocca queste tre cascate, ovviamente immerse in questa bellissima vegetazione che vedete, con fiori tropicali, palme, rumore dell'acqua, mangrovie, bellissimo. Come potete vedere non c'è molta gente,
La cascata si scorge già, abbiamo appena, siamo appena partiti, è proprio a 30 metri dal parcheggio. E il rumore dell'acqua, questo odore un po' di fiori, questi alberi altissimi. Bello. Questo muro allucinante, verticale, di verde, guarda, vieni in qua addirittura, pazzesco, una cosa non so se si vede dal video, ma è veramente incredibile, bellissimo. E lì la cascata. Che sarà bello. Almeno 500 metri, eh? Bellissimo. Bellissimo. Veramente incredibile. Qua non si può, infatti, sapevo che in questa non si poteva nuotare. Vediamo se con l'ultra wide riesco a rendere un po' l'immensità di questo posto. Allora, siamo venuti adesso al giardino del giardino d'acqua, praticamente, che è un giardino botanico qui a Tahiti, con un po' di spiegazioni di tutte le varie specie vegetali che ci sono. Questo laghetto con le ninfee, bellissimo, guardate che meraviglia. Come vedete, per quanto sia una delle poche attrazioni, direi turistiche, diciamo pensate per turisti, come vedete non è che ci sia proprio delle folle sgomitanti. Guardate che meraviglia anche questi alberi, questi tronchi incredibili, queste liane che pentolano, veramente bellissimo. Se riesco a farlo vedere meglio, eccoci. Allora, questo è l'albero della gomma, questo che vi ho appena fatto vedere con tutte queste radici. Vedete che è infatti tagliato, poverino, perché Dario non poteva esimersi dal fare questa cosa. Capirai, se tagliato 300 kg. Evidentemente butto fuori il lattice, che poi diventa... diventa quello che diventa nei vostri materassi. Da questa parte invece abbiamo questo spettacolo di, non so nemmeno, sono forse sempre tipo ninfee. Guardate che meraviglia di luce che c'è sopra, veramente spettacolari. Non so se affondo nel fango. In generale questo giardino botanico ci è piaciuto moltissimo, veramente un'oasi di pace stupenda con questa natura rigogliosa, veramente bellissima. Tra l'altro, punto di partenza volendo di percorsi all'interno della foresta, quindi chi avesse un'attrezzatura da escursione si può veramente godere queste bellissime camminate in mezzo alla foresta tropicale. Vedete in generale tutti questi bellissimi stagni pieni di ninfee, veramente pieni di fiori di zenzero, bellissimi. Praticamente sono grandi come lei quelle foglie lì. Grandi come lei. E da un lato del giardino si arriva a questo piccolo angolo con questa cascata in mezzo alle piante. Vedete che spettacolo di posto. Sembra di essere veramente dentro una foresta. Bellissimo. Vediamo se riesco a non morire. Bene, ed eccoci al nostro ultimo pranzo in Polinesia.
Abbiamo trovato questo ristorantino, siamo nel sud dell'isola. Guardate che bellezza. In questa scaletta arriva al mare, lì ci sono dei granchi che scappano, non arrivo. Scaletta che arriva al mare. E voilà. Meravigliosa vista. E questo è il ristorante. Adesso vi faccio vedere appena arrivato il nostro piatto, vi faccio vedere cosa abbiamo ordinato. Guardate che bei tavolini. E voilà, questo è il piatto che da di cui Dario era preoccupato che mangiassimo poco. Infatti mangeremo poco. Che è sashimi, tartar. Questo qui è quello, è il piatto tipico loro, che è il tonno marinato con latte di cocco. E carpaccio con riso, limoncini tipici di Tahiti. E pare che sia buona, buona. Approved? Mannaggia. Costo totale 37.000 franchi, ovvero circa 35 euro, che però insomma per il quantitativo di pesce che ci danno non è malaccio. L'ultima direi tappa marittima dei nostri 9-10 giorni in Polinesia è la spiaggia nera di Faharu, spero di averlo detto bene, che vedete è in una zona dell'isola dove c'è il mare insomma un po' mosso, per cui zona di surfisti. Nell'isola, nella parte ancora più sotto diciamo della piccola penisola che si estende rispetto a Tahiti, c'è una zona dove credo abbiano proprio fatto le Olimpiadi o debbano fare le Olimpiadi di surf. Comunque questa è la spiaggia nera, ovviamente brucia come il demonio, come potete immaginarvi, però spettacolo veramente molto bello. Ok, ecco l'ultimissima cena qui in Polinesia con desperados ai frutti rossi, verdina fresca, ananas, qualche limoncino, c'è il limone qui amore, il passion fruit, papaya, tonno più cotto per me, tonno meno cotto per lui e la nostra cucinina qui che ci saluta. In questo ultimo meraviglioso tramonto sul mare di Tahiti salutiamo la Polinesia francese e ci rivediamo a San Francisco. Ciao!